Allora, buon pomeriggio a tutti, eccoci al nono del Purgatorio. Stiamo per entrare finalmente nel Purgatorio vero e proprio dopo tutta questa fase abbastanza lunga di antipurgatorio. Lo leggiamo come al solito tutto di seguito, poi riprendiamo la spiegazione, facciamo la nostra solita pausa durante la quale vi prego di inviarmi le eventuali domande sulla chat. La concubina di Titone antico già si imbiancava al balco d'Oriente, fuor dalle braccia del suo dolce amico. Di gemme la sua fronte era lucente, posta in figura del freddo animale che con la coda percuote la gente. E la notte dei passi con che sale, fatti avea due nel loco veravamo, e il terzo già chinava in giusolare. Quand'io che meco avea di quel d'Adamo, vinto dal sonno e sull'erba inchinai, l'avve già tutti e cinque sedavamo. Nell'ora che comincia i tristi lai, la rondinella presso alla mattina, forse a memoria dei suoi primi guai, è che la mente nostra peregrina più dalla carne, men dai pensier presa, alle sue vision quasi è divina. In sogno mi parea veder sospesa un'aguglia nel ciel con penne d'oro, con l'aria aperte a calare in tesa. Ed esser mi parea là dove fuoro abbandonati i suoi da Ganimede, quando fu ratto al sommo consistoro. Tra me pensava, forse questa fiede pur qui per uso, e forse d'altro loco disdegna di portarne suso in piede. Poi mi parea che, poi rotato un poco, terribile come folgor discendesse e me rapisse su fin fino al fuoco. Ivi parea che ella io ardesse, e sì lo incendi immaginato fosse, che convenne che il sogno si rompesse. Non altrimenti Achille si riscosse, gli occhi svegliati rivolgendo in giro e non sapendo là dove si fosse, quando la madre da Chirone a Schiro trafugò lui dormendo su le sue braccia, laonde poi li greci di partiro, che mi scossio, se quando dalla faccia mi fuggì il sonno e diventai smorto, come fa l'uom che spaventando agghiaccio. Dal lato m'era solo il mio conforto, e il sole era già più che 2 ore alto, e il viso m'era alla marina torto. Non aver tema, disse il mio signore, fatti sicuro che noi siamo a buon punto. Non stringer, ma rallarga ogni vigore. Tu sei ormai al purgatorio giunto. Vedi là il balzo che il chiude d'intorno, vedi l'entrata, l'ave par disgiunto. Dianzi nell'alba che procede al giorno, quando l'anima tua dentro dormia, sovra i fiori onde laggiù adorno, venne una donna e disse: "Mi son Lucia, lasciatemi pigliar costui che dorme, sì l'agevolerò per la sua via." Sordel rimase l'altre genti forme. Ella ti tolse come il dì fu chiaro, sen venne suso io per le sue orme. Qui ti posò, ma pria mi dimostraro gli occhi suoi belli per l'entrata aperta. Poi ella il sogno ad uno se n'andare. A guisa d'uomo che in dubbio si raccerta e che muta in conforto sua paura, poiché la verità gli è discoperta, mi cambia io, e come senza cura vide me, Luca mio, su per lo balzo si mosse e io di rieto ver l'altura. Lettore, tu vedi ben come innalzo la mia matera, è però con più arte, non ti maravigliar se io la incalzo. Noi ci appressammo ed eravamo in parte che là dove pareami prima rotto, pur con un fesso che muro di parte, vidi una porta e 3 gradi di sotto per giri ad essa, di color diversi, e un portier che ancora non facea motto. E come l'occhio più e più v'apersi, vidi il seder sopra il grado sovrano, tal nella faccia ch'io non lo soffersi. E una spada nuda avea in mano, che rifletteva i raggi sì ver noi, ch'io grizzava spesso il viso invano.
Vi costinci, che volete voi, cominciò egli a dire, o ve la scorta, guardate che il venir su non di noi. Donna del ciel, di queste cose accorta, rispose il mio maestro a lui, pur dianzi, le disse, andate là, qui vi è la porta. Ed ella i passi vostri in bene avanzi, ricominciò il cortese portinaio, venite dunque ai nostri gradi innanzi. Là ne venimmo. E lo staglion primaio bianco marmo era sì pulito e terso, ch'io mi specchiai in esso quaglio paio. Era il secondo tinto più che perso, d'una petrina ruvida e arsiccia, crepata per lo lungo e per traverso. Lo terzo che di sopra s'ammassiccia, porfido mi parea, sì fiammeggiante come sangue che fuor di vena spiccia. Sopra questo teniambo le piante, l'angelo di Dio sedendo sulla soglia, che mi sembiava pietra di diamante. Per gli 3 gradi su di buona voglia mi trassi in bocca mio, dicendo, chiedi umilemente che il serrame scioglia. Divoto mi gettai ai santi piedi, misericordia chiesi e che m'aprisse, ma 3 volte nel petto pria mi diedi. 7 P nella fronte mi descrisse col punton della spada e fa che lavi quando sei dentro queste piaghe, disse. Cenere o terra che secca si cavi, dunque onor fora col suo vestimento, e di sotto da quel trasse 2 chiavi. L'una era d'oro e l'altra era d'argento, pria con la bianca e poscia con la gialla, fece alla porta sì. Io fu contento. Quandunque l'una deste chiavi falla, che non si volga dritta per la toppa, disse egli a noi, non s'apre questa calla. Più cara è l'una, ma l'altra vuol troppa d'arte d'ingegno avanti che di serri, perché ella è quella che il nodo vi groppa. Da pierle tenne, e dissemi chi erri, anzi ad aprir che a tenerla serrata. Purché la gente ai piedi mi s'atterri. Poi pinse l'uscio alla porta sacrata, dicendo, entrate, ma facciovi accorti che di fuor torna che indietro si guata. E quando fuor nei cardini distorti gli spigoli di quella regge sacra, che di metallo son sonanti e forti, non rubbiò, sinne si mostrò sì acra, tarpea come tolto le fu il buono metello, perché poi rimase macra. Io mi rivolsi attento al primo tuono, e te deum laudamus mi parea udire in voce mista al dolce suono. Tale immagine appunto mi rendea ciò che udiva, qual prendersi suole quando a cantar con organi si stea. Che or sì or no, si intendono le parole. Allora, forse avrete notato che questo è un canto pieno di simboli, pieno di riferimenti mitologici che ci faranno sostare più volte a spiegare i significati. E infatti Dante stesso a un certo punto ci avverte. Di questo stile più innalzato rispetto a quelli che ha usato nei canti precedenti, proprio perché inizia una materia più alta. Allora, inizia appunto il canto con una sola, solita perifrasi oraria che, come capita nei momenti di maggiore importanza simbolica, indicano che ora era in Italia dove Dante sta scrivendo e che ora era nel Purgatorio dove era il personaggio nel momento in cui appunto si accinge a narrare. E questa volta la perifrasi non è, diciamo, di corpi celesti, ma almeno in parte, ma si arricchisce ulteriormente con il mito di Aurora. Che si era innamorata di questo Titone che viene nominato nel primo verso, il fratello di Priamo, un principe troiano bellissimo. Aurora l'aveva rapito e aveva
chiesto agli dei di renderlo immortale, ma si era scordata di chiedere per lui l'eterna giovinezza, sicché Titone era diventato decrepito. Ecco perché l'aggettivo che qui si usa in posizione di rima per qualificare Titone è antico. Allora leggiamo: la concubina di Titone antico, cioè l'Aurora, già si imbiancava al balco d'Oriente, letteralmente si truccava in bianco, come era la moda nell'Europa medievale, di mettersi le polvere sulla faccia alla rovescia di quanto non si faccia oggi per sembrare abbronzate, e all'epoca era per rendere bianca la faccia, quindi è una metafora appunto dell'alba che in Italia stava avendo luogo, cioè nel posto dove Dante sta scrivendo era l'alba, e invece di dire era l'alba dice già Aurora, cioè la compagna del vecchio Titone, si truccava di bianco fuori dalle braccia del suo dolce amico, cioè una volta fuori dall'abbraccio notturno dell'amante di Titone, quindi era già passata la notte, l'alba imbiancava l'orizzonte, cioè il balcone di Oriente nella metafora, di gemme la sua fronte era lucente, posta in figura del freddo animale che con la coda percuote la gente. Allora, nella faccia opposta, la fronte dell'Aurora era adornata di gemme, di pietre preziose, che conformavano la figura dello scorpione, quindi la costellazione appunto dello scorpione. Questo in Italia. Invece, al verso settimo, e la notte dei passi con che sale, fatti aveva due nel loco veravamo, e il terzo già chinava in giuso l'ale, cioè è nel luogo dove eravamo, cioè nel purgatorio agli antipodi di Gerusalemme, quindi nell'emisfero sud, aveva fatto due dei tre passi con cui sale la notte, erano quasi le nove di sera, e il terzo, cioè il terzo passo, già stava chinando le ali in giù, e quindi arrivava la terza ora della notte, appunto le nove. Era quell'ora, quindi era la notte in purgatorio, l'alba in Italia, quando, verso decimo, quando io che meco avea di quel d'Adamo, cioè quando io che avevo il corpo diciamo mortale, conseguenza del peccato originale, e quindi avevo la stanchezza del corpo a differenza delle anime che accompagnavano Dante, vinto dal sonno in sull'erba inchinai, l'ave già tutti e cinque sedavamo, cioè vinto dal sonno mi chinai sull'erba là dove tutti e cinque, vi ricordate che Dante è in questa valle insieme al solito Virgilio, ma anche a Sordello, Nino Visconti e Corrado Malaspina, che, con cui stava parlando nell'episodio che abbiamo letto la settimana scorsa. Quindi tutti e cinque erano già seduti e Dante, vinto dal sonno, si sdraia. Va bene? Perché vuole dormire, insomma, non ce la fa più dalla stanchezza, a differenza delle anime che, non avendo un corpo, sembrano di poter essere svegli anche la notte. E con la solita verosimiglianza che caratterizza questo libro, tra il verso 12 e il verso 13 c'è l'elisse che corrisponde alle ore che Dante ha dormito, di cui chiaramente non si ricorda, o se si ricorda di qualche sonno non importa per il libro, e passa immediatamente al momento in cui è già mattino nel purgatorio, quindi Dante ha dormito diverse ore, e inizia a raccontare l'ora nella quale fece un sogno.
Questo è che Dante si accinge a narrare, è il primo dei tre sogni che lui fa nelle tre notti che trascorre nel Purgatorio. E in tutti e tre i casi la narrazione dei sogni inizia da questo sintagma nell'ora che. Perché questa importanza che Dante attribuisce all'orario in cui fece il sogno? Perché, come si spiega proprio in questo canto e come abbiamo avuto modo di menzionare durante la lettura del canto 26esimo dell'Inferno, l'antichità e il Medioevo consideravano che i sogni fatti prima del mattino, proprio nel momento in cui ci si sta per svegliare, sono sogni veritieri, profetici, come il caso appunto di quel sogno che Dante dice di aver fatto insieme ad altri toscani sulla futura punizione di Firenze. Vi ricordate in quel canto 26esimo che si apriva con questa invettiva sarcastica su Firenze, che poteva vantarsi di essere famosa anche nell'inferno a causa dei cinque ladri fiorentini che lui aveva appena visto, poi dice: ma se è vero che si sogna la verità prima del mattino, non passeranno molti anni che tu sarai punita. E in quel se è vero che c'era la certezza culturale di Dante e dei suoi lettori che è vero quello che si sogna all'inizio del mattino. Poi, quando abbiamo letto l'episodio di Ugolino, abbiamo tragicamente assistito a un sogno anch'esso veritiero, il sogno che fanno appunto Ugolino e i figli nella Torre della Muta, ricordate, che sognano di essere dei lupicini cacciati al monte dall'arcivescovo Ruggeri e da cagne che stanno per ferirli, li stanno già ferendo quando si svegliano, e ognuno aveva paura appunto di morire quel giorno proprio per il sogno che aveva fatto al mattino presto, va bene? In questo caso Dante si sofferma sulla spiegazione scientifica di questo diciamo fenomeno che tutti diciamo accettavano come vero, seguendo il De Anima, soprattutto la teoria di Avicenna. Ora lo leggiamo. Dunque, verso 13. Nell'ora che comincia i tristi lai la rondinella presso alla mattina, forse a memoria dei suoi primi guai, e che la mente nostra peregrina più dalla carne, menda i pensier presa alle sue visioni, quasi è divina, in sogno mi parea. Va bene, allora vediamo. Per stabilire quest'ora, prima si fa un riferimento mitologico al mito famosissimo di Tereo, questo re della Tracia che aveva sposato Procne, e che Procne aveva questa sorella bellissima, più piccola di lei, Filomela, che era rimasta ad Atene e che le mancava tanto, per cui chiede a Tereo, al marito, di andare a prenderla e portargliela. Se non che Tereo si invaghisce di Filomela, la violenta in un bosco e poi le taglia la lingua finché lei non possa raccontare questo misfatto a nessuno. Ma Filomela riesce a ricamare una tela raccontando la propria storia e la invia alla sorella, che quando viene a saperlo raggiunge la sorella senza dire niente al marito per ordire la vendetta, e la vendetta crudelissima consiste nell'ammazzare il figlio di entrambi, cioè di Procne e di Tereo, e di cucinarlo e darglielo da mangiare. E quando il marito domanda dov'è il figlio, gli portano la testa e lui capisce che l'ha mangiato, e quindi comincia a perseguitarle per ammazzarle,
e tutti e tre diventano uccelli. È una appunto delle metamorfosi di Ovidio. E secondo il mito antico, appunto, Filomela diventa rondinella. E quindi, ormai sapendo questo, rileggiamo: nell'ora in cui la rondinella, vicino al mattino, comincia a cantare i tristi lai, questi lamenti di amore, forse memore delle sue sofferenze antiche. Quindi la rondinella canta questo canto il mattino perché ricorda la violenza subita in vita. Questo è il primo riferimento mitologico all'orario. E il secondo è quello scientifico di cui vi parlavo prima, è che la mente nostra, cioè la nostra mente, peregrina più dalla carne, emenda i pensier presa, cioè lontana il più possibile dalla carne, perché si è purificata durante il sonno e quindi meno coinvolta dalle preoccupazioni mondane, nelle sue visioni è quasi divina. Questa, ecco, la spiegazione scientifica che si davano i medievali sul fatto che il mattino presto si facessero i sogni profetici o veritieri, perché vedremo che quello che fa Dante qua non anticipa un fatto, ma convive contemporaneamente con un fatto che sta accadendo mentre lui dorme. Quindi non è in rigore profetico, bensì veritiero, e rappresenta simbolicamente quello che in effetto sta accadendo e che lui non percepisce perché non è sveglio. Allora, la spiegazione è che l'anima, da quando si addormenta, forse ancora legata ai pensieri del giorno, si va purificando lungo la notte, e quando si sta per svegliare è più atta, più idonea a cogliere i messaggi di Dio. E infatti Dante nel Convivio è interessante, perché a un certo punto dice che una delle prove del carattere divino dell'anima umana è appunto questa capacità di accogliere i messaggi di Dio il mattino presto, va bene? Allora, in quell'ora che cosa sogna Dante? Verso 19. In sogno mi parea veder sospesa un'aguglia nel ciel con penne d'oro, con l'ali aperte e a calar intesa. C'è un'aquila che vola in cielo con le ali d'oro aperte e che si sta preparando per scendere. Ed esser mi parea là dove fuoro abbandonati i suoi da Ganimede quando fu ratto al sommo consistoro. E mi sembrava in sogno, mi pareva di essere io, dice Dante, nello stesso posto dove Ganimede fu rapito da Giove, Giove in, diciamo, in veste di aquila, per farlo diventare il coppiere dell'Olimpo. Un nuovo, il terzo mito che in questo canto già all'inizio stiamo vedendo, quello che ricorda come nel Monte Ida, che effettivamente è quello dove Dante sente di essere nel sogno, questo principe bellissimo cacciatore adolescente di cui il solito Giove si invaghisce, e Giove prende, diciamo, si trasforma in aquila, lo rapisce, lo porta all'Olimpo dove se lo tiene come coppiere suo dell'ambrosia degli dei. Allora Dante sogna di essere lui stesso nel Monte Ida e di vedere un'aquila con le ali d'oro che sta per scendere. E nel sogno Dante pensava, al verso 25, cioè il Dante protagonista del sogno, fra me pensava: forse questa fiede pur qui per uso e forse d'altro loco disdegna di portarne su in piede. Allora Dante, il Dante del sogno, dentro la testa del Dante dormente,
pensa, forse questa aquila solo in questo monte Ida, che era un monte sacro, si degna di prendere le sue prede e disdegna gli altri luoghi di prendere delle cose con gli artigli, no? Con le zampe. E subito dopo aver pensato questo, il sogno continua al verso 28, poi mi parea che poi ruotato un poco, terribile come fulgor discendesse e meravisse su fino al fuoco. Allora, dopo aver girato un po', mi appariva che scendesse terribile, velocissima come un fulmine, come un folgore, e mi rapisse su fino alla sfera del fuoco, che come abbiamo avuto modo di dire qualche volta, credo, secondo la cosmovisione medievale, era una sfera di fuoco appunto che si trovava tra l'atmosfera terrestre e il cielo della Luna, che è il primo dei sette cieli dominati da un pianeta. Quindi Dante sogna che è nel Monte Ida e che un'aquila dalle ali d'oro scende velocemente e lo rapisce, se lo porta su, come era stato appunto vissuto da Ganimede, che era stato rapito da un'aquila che in realtà era Giove, è portato nell'Olimpo, lui sente di essere portato alla sfera di fuoco. E lì, al verso 31, ivi parea che ella e io ardesse, e sì lo incendi immaginato cosse, che convenne che il sonno si rompesse. Allora lì, sempre in sogno, mi appariva che tutti e due ci incendiassimo, io e l'aquila, e l'incendio immaginato arse così tanto, fosse il passato remoto di cuocere, no? Mi fece cuocere così fortemente che necessariamente il sonno finì per il grande ardore. Va bene? Allora, ovviamente questo sogno ha un valore simbolico che in una prima fase avremo modo di interpretare quando vedremo che cosa era accaduta a Dante mentre sognava questo. Ma intanto anche quello che è accaduto a Dante è, come tanti momenti del libro, a sua volta simbolico. Quindi siamo davanti a un doppio simbolismo. La primissima cosa che causa problemi nell'interpretazione di questo sogno è l'aquila, no? Perché l'aquila nell'Antico Testamento, di solito sia nell'Esodo che in Isaia che nel Deuteronomio, era la grazia, diciamo, simboleggiata, figurale, secondo l'interpretazione sempre cristiana dell'Antico Testamento. E infatti, come premonizione della grazia, avrà un vincolo importante con il personaggio di Lucia, che è quello che, mentre Dante sognava, non so se l'avete capito durante la prima lettura, stava trasportando Dante fino alla porta del Purgatorio. E di Lucia abbiamo avuto modo di dire, quando abbiamo letto il secondo canto dell'Inferno, vi ricordate quando Virgilio racconta a Dante che Beatrice è scesa nel limbo per mandarlo in soccorso di lui che era nella selva, che Beatrice gli aveva detto che era stata chiamata da Santa Lucia, a sua volta inviatagli da la Madonna. E Santa Lucia, appunto, secondo l'unanime parere dei commentatori antichi, simboleggiava la grazia illuminante, solo che qui arde, cioè è una grazia più cocente che illuminante ormai, perché Dante si sveglia perché sta ardendo, si sta incendiando, va bene? Poi l'altra cosa che complica ulteriormente l'interpretazione è il fatto che sia, diciamo, nella commedia stessa, sia nella monarchia, l'aquila è il simbolo dell'impero.
E quindi, e addirittura nel caso di due epistole di Dante, l'aquila si presenta come simbolo addirittura di Arrigo VII, di questo imperatore germanico in cui Dante sperava che potesse scendere nel giardino dell'impero, come abbiamo letto da poco nell'invettiva contro i principi negligenti, appunto unisse l'Italia all'impero. E quindi questa, diciamo, convergenza dell'aquila nelle interpretazioni bibliche e dell'aquila negli scritti stessi di Dante come simbolo dell'impero, in qualche modo, secondo alcuni commentatori e dantisti, attribuisce al personaggio di Santa Lucia, che è quello simboleggiato nell'aquila durante il sogno, anche un significato politico, che è qualcosa di rilevante in questo libro così politico, appunto, soprattutto perché il percorso che inizierà Dante tra pochissimo, quando avrà oltrepassato la porta di San Pietro, la porta che apre al purgatorio vero e proprio, è un percorso che gli permetterà di arrivare all'Eden. E l'Eden, come abbiamo detto più volte, è il simbolo della felicità in questo mondo, la cui perdita ha reso necessario l'intervento appunto dell'imperatore e del papa. Ma diciamo che dopo l'incarnazione, dopo che Cristo ha riaperto all'umanità la possibilità della felicità, anzi di una felicità maggiore rispetto a quella dell'Eden, che è la felicità celestiale, l'impero ha assunto il ruolo di ripristinare nella misura del possibile le condizioni di pace e di serenità che c'erano nell'Eden prima del peccato. E l'Eden è, lo dico per l'ennesima volta, scusatemi se sono ridondante, ma sono argomenti così complessi che a volte è bene ripetere, l'Eden è lo scopo geografico e simbolico di questo percorso di Dante nella montagna. Bene, cioè l'Eden è la cima della montagna, quindi è il luogo dove Dante arriverà per poi partire in volo in paradiso, e simboleggia appunto la felicità che si può avere in questo mondo. Ma non si può avere più la felicità che avevano Eva e Adamo prima del peccato. Questo è irrecuperabile. Quello che sì, secondo Dante, si potrebbe recuperare è un'organizzazione comunitaria, sociale, politica, che è quella dell'impero, che rappresenta la felicità possibile in questo mondo dopo il peccato, sottomessa l'umanità ormai volontariamente a un'unica autorità. Faccio tutta questa digressione politica perché, vedendo un'aquila, è inevitabile pensare all'impero. Almeno inevitabile per chi ha letto l'opera di Dante, per chi ha già letto Il Paradiso, lo vedremo molto chiaramente non solo nel canto sesto del Paradiso, dove tutta la storia dell'impero viene raccontata appunto come il volo di un'aquila, ma anche quando nel cielo di Giove, nel cielo appunto della giustizia, le anime conformano, le luci che Dante vede, che sono le anime, conformano un'aquila appunto che parla, che conforma una M di monarchia, che è appunto l'impero di cui stiamo parlando, che non a caso, diciamo, nel cielo di Giove, dove sono gli spiriti giusti, gli spiriti non parlano
individualmente, ma tutti radunati in quest'aquila che rappresenta l'impero, che è appunto l'istituzione che garantisce la giustizia nel mondo. Va bene? Siete ancora vivi? Sì? Sì, sì. Bene, grazie. Allora, viva, Dante... viva l'impero. Viva l'impero, sì, oggi è difficile da dire, no? Allora, qualcuno dice, non mi rimane chiara il rapporto con Santa Lucia, che non siamo ancora arrivati, eh? Io l'ho detto molto velocemente perché dovevo coinvolgere Lucia in questo discorso, ma adesso arriviamo a Lucia. Allora, Dante si è svegliato per il grande ardore che sente nel sogno e di nuovo per dirci quanto è spaesato quando si sveglia, perché in pratica è in un luogo diverso da quello dove si era addormentato, di nuovo fa un riferimento a una storia antica, questa volta non è più Ovidio la fonte, ma è Stazio, la Achillide, ed è un mito cui abbiamo accennato sempre leggendo il canto di Ulisse, perché vi ricordate che uno dei tre misfatti per cui secondo Virgilio Ulisse e Diomede sono nella stessa fiamma era, vi ricordate, l'inganno attraverso il quale avevano ripreso Achille per portarlo in guerra. Vi ricordate che quando abbiamo letto quel canto abbiamo riassunto questa storia che Dante conosce appunto attraverso Stazio, secondo cui Ulisse e Diomede si erano travestiti di venditori ambulanti ed erano andati a questo palazzo di Sciro dove la madre aveva nascosto Achille per evitargli l'andata in guerra dove sapeva che sarebbe morto, e lui travestito da donna viveva lì, se non che Ulisse e Diomede con la solita capacità di inganno gli avevano fatto vedere delle armi in mezzo ai gioielli che stavano facendo vedere alle donne, e ad Achille si svegliò la virilità e li inseguì in guerra. Questa stessa storia è chiamata in causa qui, ma prima che i greci, come dice il verso 39, lo diciamo riscattassero. Dice al verso 34, non altrimenti Achille si riscosse, gli occhi svegliati, rivolgendo in giro e non sapendo là dove si fosse, quando la madre da Chirone a Schiro trafugò lui dormendo in le sue braccia, laonde poi gli greci dipartiro, che mi scossio. Cioè, questo è tutto un paragone. Dante quello che vuole è rappresentare come lui si sentì spaesato svegliandosi in un posto diverso da quello dove si era addormentato. E dice, nello stesso modo, poi dirà così io, no? Così Achille si riscosse, si agitò, quando si era appena svegliato, volgendo gli occhi di qua di là in giro, senza capire dove fosse, quando la madre l'aveva preso a Chirone, vi ricordate che Chirone l'aveva cresciuto, per portarlo all'isola di Sciro, a Schiro, lo trafugò mentre dormiva nelle sue braccia. Cioè, così come Dante era stato trasportato, vedete come attraverso questo mito anticipa l'idea che lui, nella realtà, mentre sognava di essere rapito fino alla sfera di fuoco dall'aquila, era stato in qualche modo portato in braccia in quel posto. Lo anticipa attraverso quest'idea che Achille era stato portato in braccia dalla mamma mentre dormiva in un altro posto. Quindi, così come si sveglia Achille non sapendo dov'è, così lui, no? Poi per parlare di Sciro, riagganciando appunto il canto con la parte del mito di cui aveva parlato Virgilio nel canto di Ulisse, dice laonde al verso 39, cioè da dove poi i greci, cioè Ulisse e Diomede, lo fecero partire.
Che, cioè, nello stesso modo io, no, verso 40, mi scossio, usa lo stesso verbo, no, riscosse, mi scossio, siccome dalla faccia mi fuggì il sonno, cioè non appena il sonno mi fuggì dalla faccia e diventai smorto, cioè pallido dalla paura, come un uomo che spaventato diventa di ghiaccio, perché si era addormentato in un posto e si sveglia in un altro, non capisce come mai ha cambiato posto. E infatti non solo il posto è diverso, ma lui si era addormentato in mezzo a altri quattro, tra cui Virgilio, ma anche Sordello, Nino e Currado, e invece adesso c'è solo Virgilio. È chiaro che gli altri sono rimasti nella valle. Al verso 43, appunto, dal lato m'era solo il mio conforto, cioè Virgilio era il solo che era accanto a me, e il sole era alto già più che 2 ore, e il viso m'era alla marina torto. Allora il sole aveva già trascorso 2 ore di altezza da quando comincia a salire, cioè erano le 8 del mattino, quindi Dante ha dormito un bel po', e il viso mi era rivolto verso il mare. Allora al verso 46 Virgilio, che intuisce che Dante è spaventato, gli dice: non aver tema, disse il mio signore, fatti sicuro che noi siamo a buon punto. Non stringer, ma rallarga ogni vigore. Cioè Virgilio lo tranquillizza, gli dice: non aver paura, renditi sicuro che siamo a buon punto, cioè abbiamo fatto un bel tragitto verso il nostro obiettivo. Non stringere il vigore, ma rallargalo, cioè apri le tue forze di speranza, perché la paura ti sta restringendo. Invece sei in un posto migliore rispetto di quello dove ti sei addormentato. E infatti immediatamente gli chiarisce: tu sei ormai al purgatorio giunto, ormai sei arrivato al purgatorio. Vedi là il balzo che il chiude d'intorno, vedi là che c'è una specie di cornice come un balzo che lo chiude tutto attorno. Vedi l'entrata, la veppar di giunto, cioè vedi là una entrata al purgatorio dove sembra aperto, dove sembra di esserci una ferita nella parete, come ora vedremo che più avanti si parla di questo, che è molto importante perché permette di stabilire un'antitesi tra l'apertura enorme della porta dell'inferno, sopra la quale c'era addirittura la scritta: lasciate ogni speranza voi che entrate, e quest'altra porta che da lontano non sembra nemmeno una porta, sembra una divisione molto stretta nella pietra. Ora vedremo che tutto l'ingresso nel purgatorio è descritto come particolarmente arduo, difficile, in confronto con la caduta nell'inferno, dove a Dante era stato avvertito: non ti inganni l'ampiezza dell'entrare, cioè gli avevano detto: guardate che è difficile entrare, ma non si esce da qua. Invece qua vedremo, è difficile entrare. Allora, al verso 52 continua Virgilio a parlare, a tranquillizzare Dante, e gli racconta appunto che cosa è capitato mentre lui dormiva. Dianzi, nell'alba che procede al giorno, quando l'anima tua dentro dormia, sovra gli fiori onde laggiù addorno venne una donna e disse: io son Lucia, lasciatemi pigliar costui che dorme, sì, l'agevolerò per la sua via. Allora, vedete che Virgilio fa una sorta di flashback che riporta i fatti che sta per spiegare a Dante allo stesso momento che lui aveva stabilito quando era cominciato il sogno. Cioè lui aveva detto nell'ora in cui la rondinella, che
appunto questo che gli dice Virgilio qua, prima di anzi, nell'alba che precede il giorno, è lo stesso momento in cui Dante stava sognando. Quando la tua anima dormiva dentro di te, sopra i fiori, no? Il prato della valle dove si era addormentato, dove, per cui è laggiù nella valle Adorno, no? I fiori, venne una donna e disse, cioè una donna andò a prendere dal paradiso chiaramente, perché Lucia non è che abita in purgatorio, chiaramente scese dal paradiso e andò nella valle dove Dante stava dormendo e annunciò a Virgilio, io sono Lucia, lasciatemi prendere questo uomo che sta dormendo, così gli agevolerò la strada, cioè gli farò andare più presto fino alla porta del purgatorio. Allora ecco che è apparsa Santa Lucia, che evidentemente aveva preso Dante in braccia mentre lui sognava di essere rapito dall'aquila. Ed evidentemente quando Dante sentiva di ardire e sognava che era nella sfera del fuoco, la grazia cocente di Lucia gli aveva permesso di avvicinarsi direttamente alla penitenza. Cioè si capisce che questa grazia della Santa Siciliana di cui Dante era particolarmente devoto si mostra qua simbolicamente come imprescindibile per lasciarsi il peccato dietro di sé e intraprendere la penitenza, che è quello che Dante sta per fare non appena entrerà nel purgatorio vero e proprio. Va bene? Virgilio ha appena finito di citare le parole che Lucia gli disse e spiega a Dante perché adesso non ci sono più gli altri che lo accompagnavano. Al verso 58, Sordel rimase l'altre genti forme, cioè Sordel rimase lì dove eravamo tutti, nella valle fiorita, e anche le altre genti nobili, Corrado, Nino. Ella ti tolse e come il dì fu chiaro, sen venne suso e io per le sue orme. Cioè lei ti prese e quando il giorno fu più chiaro, cominciò a venire su e io la inseguì sulle sue orme, dice Virgilio. Va bene? Quindi vedete che in questo momento miracoloso in cui a Dante è dato di agevolare il proprio percorso e arrivare in pochissimo tempo alla porta del purgatorio, mentre invece le altre anime sono rimaste lì ad aspettare il tempo che gli spetta prima di poter entrare, Virgilio, che è di solito la guida di Dante, in qualche modo diventa secondo rispetto della grazia. Cioè Virgilio segue le orme di Lucia quando il viaggio, diciamo, non è naturale, bensì del tutto trascendente in questo caso. Perché qui, certo, tutto il viaggio di Dante è trascendente, perché i vivi non vanno di solito al mondo dei morti, ma mentre l'arrivo di Dante e Virgilio alla spiaggia del Purgatorio, l'incontro con Catone, il rituale che devono fare, gli incontri con le anime, sono tutte cose per le quali Virgilio si rende del tutto idoneo. Per fare questo, per portare Dante in braccia fino alla porta del Purgatorio vero e proprio, è subentrata chiaramente la grazia, mandatagli direttamente dal cielo, affinché Dante riesca a fare il viaggio nella settimana santa stabilita provvidenzialmente. E quindi in quel caso è simbolico che Virgilio segua sulle orme, così come Dante segue le orme di Virgilio, Virgilio segue le orme di Lucia, stabilendo una gerarchia tra la grazia, la ragione, è il peccatore che deve essere trasportato verso la penitenza. Va bene? Il che simbolicamente, cioè
nel senso morale, vuol dire che la penitenza non può essere intrapresa solo con la guida della ragione, ma ci vuole la grazia, perché il pentimento, che è condizione della penitenza, si acquista per grazia. Si capisce? Allora, vedo che qualcuno ha scritto qualcosa sulla chat. Mi domanda se è la prima volta che si separano Virgilio e Dante. In realtà non si separano, Non si separano. Cioè, Lucia prende Dante in braccia, Virgilio è lì che aspetta. Quando lei si muove con Dante in braccia, Virgilio li insegue, ma camminano insieme, Non si sono allontanati. In realtà, tranne che per un momento molto breve nell'inferno, vi ricordate quando cercano di entrare alla città di Dite, c'è un momento in cui si separano, perché Virgilio dice io parlo con i diavoli e tu nasconditi qua, e Dante dice no, torniamocene su. Non voglio essere lasciato da te, ma tranne che per quel momento sono sempre insieme Dante e Virgilio, Sempre insieme. Allora, sta sempre parlando Virgilio e al verso 60, 61 aggiunge, qui ti posò, ma prima mi dimostrarono gli occhi suoi belli quell'entrata aperta, poi ella il sonno ad una se n'andaro. Cioè, Lucia ti posò qua, ma prima con i suoi occhi belli mi indicò quell'entrata aperta, quella che al verso 51 Virgilio aveva detto, vedi l'entrata, la Beppar di giunto. Poi lei se ne andò e nello stesso tempo tu ti sei svegliato, dice Virgilio a Dante. E quindi ha dato una spiegazione esauriente di quello che era capitato mentre Dante dormiva e sognava, sicché Dante si è tranquillizzato perché ha capito che il suo essere ormai in un posto diverso implica non solo un miglioramento proprio fisico, perché ha fatto molta strada in poco tempo, ma soprattutto un intervento divino. La stessa Lucia, che si era occupata di lui quando lui era perso nella selva, è venuta, diciamo, con la sua anima direttamente a caricarlo fino al purgatorio. Vedete che Dante, durante il suo viaggio ormai del regno della salvezza, incontrerà direttamente le tre donne che si erano occupati della sua salvezza dall'alto, quando lui era nella selva. Cioè, Beatrice, prima qui Lucia è venuta a prenderlo, poi Dante incontrerà, come abbiamo saputo da poco, Beatrice nell'Eden, e poi vedrà direttamente Maria in paradiso. E quindi queste tre donne, lui avrà proprio un contatto diretto con loro. Allora, finite le parole di Virgilio al verso 63, riprende il Dante narratore, a guisa d'uomo che in dubbio si raccerta e che muta in conforto sua paura, poiché la verità gli è discoperta, mi cambia io. Allora, come una qualsiasi persona che dopo essere stato in dubbio, timoroso, si rassicura e cambia in conforto quello che era timore, dopo che gli si apre la verità, gli viene spiegato quello che veramente è capitato, così cambia io, dice Dante, e come senza cura vide me il duca mio, su per lo balzo si mosse, e io di rietro in ver l'altura. Cioè, e Virgilio, dopo, quando vede che Dante si è calmato, no? E non appena il duca mio mi vide senza cura, che io non ero più preoccupato, si mosse su per lo balzo e io dietro di lui verso l'altezza. Sì, è Lucia di Siracusa.
E adesso al verso 70 Dante fa una interrompe la narrazione per una terzina per fare uno dei suoi soliti appelli al lettore, che in questo caso riguarda una diciamo una richiesta di attenzione allo stile. Lettor, tu vedi ben com'io innalzo la mia matera, e però con più arte non ti maravigliarsi io la rincalzo. Cioè, lettore, tu stai vedendo come la mia materia si innalza, come sto per lasciare la materia dell'antipurgatorio per parlare del purgatorio vero e proprio, come all'andamento naturale, guidato solo da Virgilio, è subentrato l'intervento divino della grazia simboleggiata da Lucia, e quindi in corrispondenza con il cambiamento di materia vedrai che io rincalzo, cioè adorno con più arte questa materia, cioè innalzo anche lo stile per parlare di questa materia più alta nel modo adeguato. E perciò, lettore, hai dovuto recuperare diversi miti, e ora preparati, lettore, è sottinteso, ad affrontare la lettura di un brano molto ricco di simboli, che leggeremo, se siete d'accordo, dopo la pausa. Facciamo come al solito 5 minuti, mandatemi se ne avete delle domande, alle 3:05 riprendiamo. Grazie.
Allora, riprendiamo. Qualcuno osserva, più che domandare, dice Sordello sembra di essere uno dei personaggi che più tempo accompagna Dante oltre la grande compagnia di Virgilio. Sì, diciamo, perché si trovano in un orario in cui sta per cadere il sole, quindi effettivamente ci rimane per ben due canti, anche se per queste osservazioni bisogna sempre fare la distinzione tra quanto tempo effettivamente diciamo diegetico, cioè nell'azione dei fatti, c'è il personaggio e quanto tempo di lettura, e cioè quanto nella disposizione del libro appare, no? Perché a proposito dell'abbraccio di Sordello, che è breve, Dante fa questa lunghissima digressione ai Serva Italia di Dolore Ostello, per cui in realtà quello non è tempo in cui Dante è con Sordello, è tempo del componimento del poema che si inserisce in una scena nella quale c'è Sordello. Poi vedremo, man mano che andremo avanti, che ci sono personaggi che sostano di più con Dante, per esempio... insomma, vabbè, Stazio è sicuramente il personaggio del Purgatorio che più condivide con Dante il tempo nella salita della montagna, ma anche un amico di Dante come Forese Donati parla abbastanza lungo con Dante, per cui è difficile fare questo calcolo. Qualcuno dice saluti, benvenuti, saluti. Bene, ma nessuna domanda ancora? Allora, continuiamo a leggere, se siete d'accordo. Eravamo al verso 72, abbiamo appena letto l'invito di Dante a fare attenzione a questo innalzamento dello stile che obbedisce all'innalzamento della materia, e continuiamo quindi dal verso 73. Noi ci appressammo ed eravamo in parte che là dove pareami prima rotto, pur come un fesso che muro di parte, vidi una porta e tre gradi di sotto per giri ad essa, di color diversi, e un portier che ancor non facea motto. Allora Dante e Virgilio si avvicinano a questo posto dove sembra di essere l'ingresso, l'entrata al purgatorio, dice ci avvicinammo e siamo arrivati a una parte che laddove prima mi sembrava una fessura nella pietra, rotto, come appunto un muro che ha una linea praticamente che lo divide, vidi una porta, ecco vi dicevo questo contrasto tra la porta enorme dell'inferno e questa porta che praticamente non si percepisce come tale. E per andare a quella porta c'erano tre gradi di sotto, di diversi colori e un portiere che fino al momento non parlava. Chiaramente qua inizia un simbolo importante della penitenza, di cui cercheremo di cogliere i diversi elementi. Al verso 79, e come l'occhio più e più va persi, vidi il seder sopra il grado sovrano, tal nella faccia, che io non lo soffersi. Allora, questo portinaio, che chiaramente è un angelo, quando Dante lo guarda aprendo sempre di più gli occhi, vede che è seduto sul gradino diciamo più alto, così luminoso in faccia che Dante non tollera la visione diretta, come gli capita del resto con tutti gli angeli che ha visto, no? Che appartengono in realtà al paradiso, ma la cui natura divina rende inaccessibile a Dante la visione diretta. E al verso 82, e una spada nuda avea in mano che riflettea i raggi sì ver noi che io drizzava spesso il viso in vano. Allora, questo,
questo angelo che sembra di svolgere una funzione sacerdotale nella penitenza, ha una spada che probabilmente sia simbolo della giustizia del confessore che si conficca nell'anima del penitente, e il fatto che riflettesse così intensamente i raggi che Dante non riesce a vedere direttamente la spada, ma deve spostare la vista, secondo i commentatori antichi, è simbolo della virtù perfetta del sacerdote, che, nella quale il peccatore non riesce a guardarsi prima della confessione, prima di essere lui stesso punito. E allora al verso 85, quest'angelo che finora non ha parlato dice a Dante e Virgilio: dite costinci, che volete voi? Cominciò egli a dire: ov'è la scorta? Guardate che il venir su non vi noi. Cioè, dite di là, cioè costinci vuol dire senza avanzare ancora. Da quella posizione dove siete ora, dite, che volete? Dov'è la scorta? Cioè, chi vi accompagna per arrivare qua? Guardate che il venire su non vi nuocia, cioè non vi faccia male. Come avvertendo, da soli qui non si arriva. Va bene? E allora Virgilio al verso 88 risponde: donna del ciel, di queste cose accorta, rispose il mio maestro a lui, pur dianzi ne disse: andate là, qui vi è la porta. Cioè Virgilio dice: una donna del cielo, chiaramente Santa Lucia, esperta di queste cose, proprio ora, pur dianzi, ci ha appena detto: guarda, andate di là, che lì è la porta per accedere. E l'angelo immediatamente, dopo questa severa richiesta di spiegazioni, diventa cortesissimo e al verso 91, come seguendo il discorso stesso di Virgilio, ed ella i passi vostri in bene avanzi, ricominciò il cortese portinaio, venite dunque ai nostri gradi innanzi. Cioè, come dicendo, se vi porto una donna del cielo che vi accompagni facendovi avanzare ancora bene, venite dunque ai nostri scalini, cioè avvicinatevi per cominciare la salita di questi tre gradini che chiaramente rappresentano i tre momenti della penitenza. Leggiamo com'erano questi gradini e mi raccomando, prima di perderci in spiegazioni simboliche, cerchiamo di coglierne la bellezza così italiana, perché vedendo questi marmi di colori diversi, chi di noi ha avuto la fortuna di essere in Italia non può che ricordare le tante chiese dove il marmo è così magistralmente lavorato. Gli italiani sono veramente dei maestri nel lavorare i marmi di diversi colori. E allora è questo un inizio di penitenza davvero molto italiano. Allora, vediamo il verso 94. Là ne venimmo e lo scaglion primaio bianco marmo era sì pulito e terso ch'io mi specchiai in esso qual io paio. Cioè, arrivammo là, di fronte alla scala, e il primo scalino era di un marmo bianco così lucido e terso che io mi specchiai in esso tale quale io appaio. Quindi era uno specchio di marmo. Secondo la maggior parte dei commentatori, questa è la costrizio cordis, cioè la contrizione sincera del cuore, che è il primo passo appunto della penitenza, che consiste nell'esame dei propri peccati, guardandosi appunto come uno è veramente. Perciò il bianco del marmo riflette Dante tale quale lui è, riconoscendosi come peccatore. E al verso 97,
era il secondo tinto più che perso d'una petrina ruvida e arsiccia crepata per lo lungo e per traverso. Allora, non so se avete sentito diciamo il fonosimbolismo di questi versi che riguardano la confessione orale, che implica vergogna. Allora sentite quanto è difficile pronunciarli i versi, che riguarda appunto la difficoltà di dire oralmente il peccato. Era il secondo tinto più che perso, cioè un colore nero sangue, più nero che rosso sangue, d'una petrina ruvida e arsiccia, crepata per lo lungo e per traverso. Cioè dentro e fuori ferita dalla confessione, la pietra. Lo terzo, che di sopra s'ammassiccia, porfido mi parea, si fiammeggiante come sangue che fuor di vena spiccia. Il terzo, che è rosso, no? Dice che di sopra s'ammassiccia, cioè che pesa come massa sopra gli altri due, mi pareva di porfido, così fiammeggiante, rosso, come sangue che esce dalle vene. E questa è la terza fase, simboleggiata da questo colore rosso della carità, che è la satisfatio operis, cioè la soddisfazione attraverso la penitenza e le buone opere che sono mosse dall'ardore rosso della carità. Una volta che c'è il riconoscimento del peccato, cioè la contrizione, e che c'è la confessione, c'è, diciamo, il pagamento del debito riguardo a Dio, con le buone opere, appunto. Allora, al verso 103, sopra questo tenea ambo le piante l'angel di Dio sedendo in sulla soglia che mi sembiava pietra di diamante. Allora, sopra questo aveva le piante l'angelo di Dio che sedeva sulla soglia che mi sembrava pietra di diamante, la soglia. Cioè il diamante sapete che è il minerale più duro di tutti, che qui sembra di star simboleggiando la fermezza del criterio dell'angelo, e il fatto che lui abbia le piante su questo vuol dire la sua autorità, appunto. Qualcuno ha domandato qualcosa? Scusate che guardo la chat. Ah, ci dice che questi marmoli si vedono anche nel Teatro Colón di Buenos Aires, portati dall'Italia. Grazie. Sì. Al verso 106, per gli tre gradi su di buona voglia mi trasse il duca mio dicendo chiedi umilmente che il serrame scioglia. Cioè attraverso i tre gradini mi trasse su Virgilio di buona voglia dicendo chiedi umilmente che apra il serrame, cioè che apra questa porta che, come ora vedremo, si usa così di rado che fa un rumore tremendo quando si scardina. Il fatto che Virgilio indichi a Dante di chiedere con umiltà di essere ammesso riprende in qualche modo il rituale iniziale della spiaggia. Vi ricordate quando, per indicazione di Catone, Virgilio aveva lavato il viso di Dante con l'acqua di rugiada e l'aveva accinto dal giunco che simboleggiava appunto l'umiltà. Quindi si ricorda la virtù indispensabile che richiede la penitenza, che è la virtù che si oppone alla superbia, radice di ogni male, che non a caso è il peccato che stanno scontando le anime della prima cornice che troveremo dalla settimana prossima. Allora Dante, per indicazione di Virgilio, al verso 109, di voto mi gittai ai santi piedi, misericordia chiesi e che il m'aprisse,
ma tre volte nel petto pria mi lievi. Cioè Dante si getta devoto davanti ai piedi dell'angelo, chiedendo misericordia e l'apertura della porta, ma prima si dà i tre colpi nel petto del mea culpa, che secondo i commentatori antichi rappresentano i peccati nelle tre manifestazioni, in pensiero, in lingua e in atti, infatti commessi. Allora, al verso 112, l'angelo qui fa una cosa che avremo modo di vedere più avanti, farà con tutte le anime. Sette P nella fronte mi descrisse col punton della spada e fa che lavi quando sei dentro queste piaghe, disse. Cioè, con la punta della spada mi fece sette ferite di forma di lettera P, che chiaramente è la lettera iniziale della parola peccato e quindi rappresenta i sette peccati capitali, le cui tendenze si lavano appunto nel purgatorio, e l'angelo disse a Dante: lava queste ferite quando sei dentro. Ecco, questo è un rituale molto importante perché ci ricorda proprio la condizione dei penitenti. Chiaramente, come abbiamo detto, credo, qualche volta, i peccati effettivamente commessi sono stati perdonati da Dio nel momento in cui c'è stato un pentimento vero, ma rimangono le ferite, che sono appunto rappresentate da queste lettere P. Rimane la traccia della tendenza che ognuno ha in sé, che ha portato ognuno di noi a peccare dei fatti che sono stati perdonati. Quindi quello che bisogna lavare nel purgatorio sono le tendenze psichiche verso ogni peccato che hanno avuto in vita, di conseguenza, peccati effettivamente commessi. E quindi quello che devono fare i penitenti, Dante eccezionalmente lo farà una prima volta essendo in vita molto velocemente, ma sa che quando morirà la sua anima dovrà tornare in purgatorio e sostare molto tempo in alcune cornici, e far scomparire, far cicatrizzare queste ferite che fa l'angelo. E chiaramente, come tutti noi sappiamo, l'immagine della ferita è molto efficace perché le ferite si chiudono con il tempo e quindi le anime dovranno sostare nelle diverse cornici che corrispondono ai diversi peccati il tempo che ci vuole per far scomparire queste piaghe. Ovviamente le piaghe sono più o meno profonde e quindi ci mettono più o meno a cicatrizzare a seconda della gravità della tendenza verso ogni peccato. Per cui qualcuno può passare semplicemente camminando e lava la piaga perché ormai è quasi svanita già prima di entrare in purgatorio, qualcuno dovrà sostare 2000 anni in una cornice finché quella tendenza verso quel peccato in particolare si cancella del tutto e il penitente è in grado di salire alla cornice successiva. Va bene? Allora, al verso 115, Dante descrive la veste dell'angelo. Cenere o terra che secca si cavi d'un color fora col suo vestimento e di sotto da quel trasse due chiavi. Allora, il vestito dell'angelo è di colore della cenere o della terra secca che proviene quando uno scava, e secondo i commentatori questo simboleggia l'umiltà del confessore. E di sotto da questa veste trasse le due chiavi che, come sappiamo dal Vangelo, sono le chiavi che Cristo diede a Pietro, vero? L'una era d'oro e l'altra era d'argento.
pria con la bianca e poscia con la gialla, fece alla porta sì, chi fu contento. Cioè l'angelo ha una chiave d'oro e un'altra d'argento e le mette nella serratura in modo da appagare il desiderio di Dante, che aveva richiesto appunto che la porta si aprisse. Le due chiavi, non c'è un accordo unanime dei commentatori sul che cosa simboleggia l'una, ma probabilmente quella d'oro, che è quella più importante, deriva direttamente da Dio e è, diciamo, quella che permette di assolvere, e quindi chiaramente è la chiave che diede Cristo, perché solo dopo la redenzione è possibile aprire questa porta. E quella d'argento sembrerebbe di simboleggiare la prudenza che ci vuole per esaminare e giudicare le colpe. E dopo averli usato e aver aperto questa porta, l'angelo spiega a Dante Virgilio, al verso 121: quandunque d'una d'este chiavi falla, che non si volga dritta per la toppa, diselle a noi, non s'apre questa calla. Cioè le due chiavi sono imprescindibili affinché si apra questa porta, sia l'assoluzione, perché senza di essa non si entra in purgatorio, sia l'esame delle colpe che permetterà il lavaggio appunto e sanazione di queste piaghe. E continua al verso 124: più cara è l'una, ma l'altra vuol troppa d'arte d'ingegno avanti che di serri, perché ella è quella che il nodo disgroppa. Una delle due, chiaramente la chiave d'oro, è più cara, cioè ha più valore, probabilmente perché proviene dal sacrificio di Cristo. Ma l'altra, quella d'argento, ha bisogno di molta esperienza, arte, e di molta intelligenza, ingegno, prima di aprire, prima che apra, che diserri, perché è quella che permette di disgroppare il nodo, cioè di sciogliere con la penitenza, appunto, il nodo che è il peccato. E aggiunge l'angelo al verso 127: da Pier le tegno, e dissemi che erri, anzi da aprir che a tenerla serrata, purché la gente a piedi mi s'atterri. Bellissima indicazione che San Pietro diede all'angelo quando gli diede questo ruolo di portinaio del purgatorio, che gli disse: nel dubbio è meglio sbagliare per aprire troppo che per chiudere troppo, purché la gente umilmente si atterri ai miei piedi. Cioè, siccome ha appena parlato della difficoltà, dell'arte e l'ingegno che ci vogliono per esaminare e giudicare le colpe, Pietro disse all'angelo: se hai dei dubbi sul fatto che qualcuno possa entrare alla salvezza o non possa, è meglio che tu ti sbagli per troppa larghezza, cioè che tu lasci entrare qualcuno che non doveva magari. Molto peggio è non lasciare entrare qualcuno che poteva salvarsi. Meravigliosa concezione di Dio che ha Dante. Cioè noi durante la lettura dell'Inferno ci siamo abituati a vedere le conseguenze della giustizia divina severa, a vedere anche delle anime che amiamo e che per un solo peccato di cui non si sono pentite sono dannate in eterno. Ma ora vediamo che la misericordia del Dio che Dante vuole che noi conosciamo supera addirittura la giustizia. Davanti il dubbio, purché ci sia umiltà,
purché ci sia la volontà vera di atterrarsi davanti all'angelo, è meglio far passare. Va bene? E al verso 130, dopo aver detto questo, poi pinse l'uscio alla porta sacrata, dicendo: entrate, ma facciovi accorti che di fuor torna chi indietro si guada. Cioè, poi spinse la lama della porta sacra, chiaramente, dicendo: entrate, ma mi raccomando, vi avverto che chi si guarda indietro torna fuori. È una raccomandazione che ricorda sia la storia pagana, il mito di Orfeo, no? Che perse per sempre Eurydice perché non si è fidato che lei lo stesse seguendo e si girò, ma anche quello biblico della moglie di Lot che diventò di pietra, vero? Di sale, scusate, cioè come una pietra di sale. Ma anche parole di Cristo, no? Che chi torna indietro non può considerarsi, diciamo, prossimo al regno della salvezza. E quindi è chiaramente simbolico del carattere, se vogliamo, lineare del miglioramento. Cioè, una volta intrapresa la penitenza, non si può tornare al peccato. Bisogna lavorare senza sosta, sempre nella stessa direzione. E al verso 133, e quando forne i cardini distorti, gli spigoli di quella regge sacra, che di metallo sono sonanti e forti, non rughiò sì, ne si mostrò sì acra tarpea, come tolto ne fu il buono metello, perché poi rimase macra. Allora, qua Dante ci vuole rappresentare il suono stridente che fece questa porta quando s'aprì, che è uno dei tanti segni del pessimismo dantesco nei confronti della propria epoca. Cioè, mentre nell'inferno abbiamo visto che c'era la fila che si formava anche prima che Caronte tornasse dall'altra parte dell'Acheronte, si era già formata la fila. C'era la fila davanti anche a Minosse per dire i peccati e sapere in quale cerchio sarebbe finito l'uno. C'era sempre la porta spalancata, che era rimasta aperta dopo la discesa di Cristo, come si dice anche più avanti. In questo caso, non solo da lontano non si era nemmeno percepita la porta, ma quando si apre, connotando quanto raramente si apra, fa un rumore come una porta vecchissima, che non viene usata da molto tempo. Dante di nuovo, per paragonare questa porta al mondo antico, innalzare la materia, ci ricorda una storia, questa volta presa dalla Farsalia di Lucano, che racconta quando Giulio Cesare volle, ci riuscì a appropriarsi dell'erario pubblico che era custodito nella rocca Tarpea, diciamo, questo tempio di Saturno in Campidoglio, dove soltanto il buon metello, che viene nominato qui al verso 137-138, questo tribuno della plebe che fu l'unico a cercare di evitare il furto, ma Giulio Cesare si prese il tesoro pubblico lo stesso, perciò, dice al verso 138 Dante, rimase macra la rupe Tarpea. Quindi disse che quella porta pure, che non si apriva mai, fece un grande rumore, come racconta Lucano nella Farsalia, ma non tanto quanto fu forte il rumore della porta del purgatorio che si apre così, insomma, raramente. E al verso 139, io mi rivolsi attento al primo tuono, et Te Deum laudamus mi parea udire in voce mista il dolce suono. E qui al verso 139 c'è un problema anche filologico, perché alcuni manoscritti portano suono e altri tuono,
per cui gli studiosi non si mettono d'accordo se Dante si rivolse, attento, al suono forte, al tuono della porta, oppure al suono del canto che si descrive al verso 140, che è Te Deus Laudamus, un inno attribuito ad Ambrosio che si canta di solito per ringraziare il Signore dopo la conversione. Fatto sta che Dante sente una voce mista al dolce suono e al verso 142 ci dice che cosa, che canto del mondo gli ricordò quel canto del purgatorio che comincia ad udire quando si spalanca la porta e che è probabilmente il prodotto dei canti che in tutte le cornici suonano, perché lui infatti le sente sovrapposte, alcune voci ad altre, come descrive dopo. Tale immagine appunto mi rendea ciò che udiva, cioè l'immagine uditiva che mi arrivava era la stessa qual prendersi suole, quale di solito si ha, quando si sta a cantare con organi, e cioè accompagnati da suoni armonici. Che or sì or no si intendono le parole, che a volte si capisce il testo, a volte no, perché appunto viene coperto da altri suoni. Perciò è probabile, questi sono versi molto, molto travagliati dalla critica, ma la cosa che sembra più ragionevole è che Dante, aprendosi questa porta di metallo così pesante, senta per la prima volta le voci dei penitenti delle diverse cornici, sicché gli si mescolano le parole di quest'inno, a volte le può riconoscere, a volte no. Allora, vedo che ci sono dei messaggi sulla chat. In purgatorio si lavano solo i peccati capitali oppure i peccati più gravi? Si lavano tutti i peccati capitali, che, tra i quali c'è anche una differenza di gradi di gravità. I peccati più gravi sono all'inizio, li vedremo dalla settimana prossima in poi, primo fra tutti la superbia, e poi man mano che Dante sale va accedendo alle cornici dove si puniscono, anzi si lavano, le tendenze ai peccati capitali sempre meno gravi, in ordine decrescente, così come era in crescendo nel caso dell'inferno, ma con totale coerenza, perché per esempio nell'inferno il peccato il cui cerchio punisce più superficialmente, che è la lussuria, nel caso dei salvati occupa la cornice più alta del purgatorio, quella più vicino all'Eden. Quindi c'è una gradazione anche tra i peccati capitali. Qualcuno ha detto questo è misericordia, immagino che fosse un commento alla terzina 127-129. Perdón, sí. Pido disculpas por hablar castellano, pero me expreso un poco mejor. Y si esa entrada al purgatorio con el ángel, con la espada y los tres escalones es, en cierta manera, un rito por el que van a tener que pasar todas las almas que pidan el ingreso, no solo este caso particular de Dante. Lo que me gustó muchísimo es que están ellos dos solos. No hay almas esperando para entrar, no hay fila. Non c'è la fila, infatti. ¿No es cierto? Porque están solos y todos van a pasar por eso. O sea, el ángel es el confesor final. Sí. Más o menos, sí. Sí, brava, sí. È molto importante questo che segnala Leonor, perché essendo così eccezionale la condizione di Dante, che è vivo, che ha un corpo e che non si è mai pentito in realtà dei peccati, Dante è stato riscattato dalla Madonna che precorre la richiesta di aiuto,
vista appunto questa eccezionalità di Dante, ci sono alcuni rituali che deve fare solo lui e altri che sono comuni a tutti i penitenti. Per esempio, il lavaggio del viso di Dante, che fa nel primo canto del Purgatorio, e il cingersi del giunco, Dante non ce lo dice esplicitamente, ma sembra di essere una cosa che solo lui fa, perché lui è il solo che ha attraversato l'inferno, quindi sono le lacrime che ha versato nell'inferno quelle che deve lavare dal viso. Infatti, una volta che Virgilio gli lava il viso, lui dice che gli si fa discoperto il colore del viso che l'inferno aveva coperto. Quindi le altre, quelli che vengono dal mondo, chiaramente non hanno bisogno di quel lavaggio particolare. Invece questo dei tre scalini, della porta, di gettarsi ai piedi dell'angelo, di portare i sette pili sulla fronte, lo sapremo man mano che vedremo altri penitenti, che è qualcosa che devono fare loro. E infatti il fatto che loro non facciano fila parla della, insomma, del fatto che il purgatorio dantesco è meno popolato dell'inferno, effettivamente. Muy bien, muy bien. Y lo otro que no es rarísimo, pero se me ocurrió ahí, en el final del canto sexto de la Eneida, cuando salen, cuando Eneas sale del purgatorio, hay dos puertas, que es una cosa complicadísima, la de los sueños verdaderos y la de los sueños falsos. Y no sé por qué, porque no puede, es una asociación solo de lectura, no es una asociación de interpretación. Pensé, en la entrada al purgatorio hay dos llaves, ¿no? Hay un, pero ninguna de, no tiene importancia, va a ser perdonado, no importa por cuál, con cuál llave entre. En la Eneida sí. No hay llaves, hay puertas solamente. No, sí, allora, intanto sí, uno a volte fa associazioni che forse non sono proprio nel testo, ¿no? No. Sí. Le due chiavi sono tradizionali evangeliche, quindi è una tradizione dall'altra parte, cristiana, non classica. E non è che le anime entrano a causa di una chiave o di un'altra, come dice l'angelo, tutti e due devono aprire, altrimenti non si apre la porta. Ci vogliono entrambi, la chiave d'argento e la chiave d'oro. Va bene? E qui buongiorno. Sì, buongiorno. Salve, parla. Ciao, Giselle. Ah, Giselle, non ti vedevo. Come stai? Buongiorno a tutti. Claudia, non ho capito qualcosa che hai detto recentemente, perché hai detto che Dante no, si è mai, non, si è, non è mai pentito, no? Ma nel primo canto dell'inferno, questo miserere non rimanda al Salmo 50 dove... Il Salmo 50 è un salmo di pentimento, no? Sì, sì, brava Giselle, solo che Dante pronuncia quel miserere di me quando Virgilio è già stato inviatogli dalla grazia. Ah. Questa è la differenza tra la sua condizione e quella dei penitenti che sono là, perché tutte le anime che abbiamo visto che si sono pentite in fine vita o morti per violenza, quelli che abbiamo conosciuto finora, hanno capovolto la propria esistenza, il proprio destino, con la conversione. Sì. Certo, diciamo, c'è sempre il problema che per convertirsi ci vuole la grazia, ma... La condizione di Dante è particolarmente grave, perciò lui dovrà fare anche una serie di rituali nell'Eden che le altre anime non faranno, perché Dante, quando gli arriva il soccorso provvidenziale di Virgilio, sta tornando volontariamente nella selva, cioè Virgilio gli appare, vi ricordate i versi, mentr'io rovinava in basso loco, ombra mi si fu offerta, bene? Sì. E quindi il carattere eccezionale della condizione di Dante è che lui stava
era messo talmente male che ha avuto bisogno che Maria se ne occupasse prima che lui chiedesse aiuto. Quando Dante dice miserere di me, è già capitato che Maria avesse chiamato Lucia e Lucia Beatrice, Beatrice era scesa nel limbo, aveva detto tutto questo discorso a Virgilio e Virgilio era andato nella selva. Solo lì Dante, grazie a Dio, ha l'accortezza di chiedere aiuto. E questo è un gesto di umiltà che probabilmente gli valse la salvezza. Ma appunto perché la sua condizione è diversa, lui non aveva chiesto aiuto prima, Virgilio gli dice: tu la salita naturale al monte non la puoi fare, dovrai fare questa strada di conoscere l'aldilà. Anche questo è eccezionale, non è che tutti la devono Sì. fare. E anche perché lui deve ancora riconoscere i suoi peccati o lui nella selva già è già sa. No, no, finora non li ha riconosciuti. Finora si è spaventato davanti ad alcuni peccatori infernali, in particolare Ulisse, forse davanti a Francesca quando è svenuto, diciamo, l'identificazione dei propri peccati individuali avrà luogo lungo la salita del Ah. purgatorio. Lì Grazie. anche noi come lettori cominceremo progressivamente a capire che cosa simboleggiava con maggior precisione la selva oscura. Man mano che lui, vedendo i penitenti, si riconoscerà in alcuni peccati in particolare e soprattutto quando arriverà l'incontro con Beatrice nell'Eden, lì Beatrice gli dirà in che cosa consisteva il traviamento di Dante e lo farà confessare. Quindi questo rituale che lui qua fa simbolicamente attraverso i gradini dovrà farli davanti a Beatrice nell'Eden, prima di poter attraversare il fiume e volare in paradiso. Ma questo è eccezionale, non è che Beatrice tortura tutti i penitenti che arrivano all'Eden. Dante nell'Eden, come gli dice Beatrice, deve piangere perché finora non ha pianto nella stessa misura in cui ha peccato. E si suppone che le altre anime l'hanno fatto parte in vita e parte durante il percorso purgatoriale, quindi arrivano all'Eden già pronti per fare il rituale dell'immersione nell'Eteo e nell'Eunoè. Invece Dante deve ancora sudare. Grazie, grazie Claudio. Prego, prego. E qualcuno domanda che differenza i peccati capitali che si condannano nell'inferno a quelli che... No, allora, questo è importantissimo, eh? Non c'è una differenza tra i peccati commessi. La differenza tra dannati e salvati è che i salvati si sono pentiti. Non importa la gravità del peccato commesso. Poi c'è anche la differenza che mentre nell'inferno la classificazione dei peccati è di matrice pagana, o piuttosto classica e poi scolastica, quindi aristotelico-tomistica, perciò la classificazione è in peccati di incontinenza, violenza e frode, ormai nel mondo cristiano la classificazione è secondo la tradizione del Vangelo, dei sette peccati capitali. Va bene? È di Gregorio, no? Ma in alcuni casi coincidono, per esempio avarizia, superbia. No, superbia, no, scusate, avarizia, gola, lussuria ci sono in tutti e due, mentre invece la superbia non ha un luogo specifico nell'inferno e sì ce l'ha nel purgatorio. Sono criteri di organizzazione diversi. Va bene? Qualcuno dice il dolce suono sembra essere del canto.
non della porta che faceva un suono così forte. Sì, ma mi riferivo, non il dolce suono ovviamente è del canto. Quello di cui si discute è se quando Dante si volge, adesso vi dico, al verso 139, non al verso 141, dove chiaramente il canto, quando dice io mi rivolsi attento al primo tuono, che alcuni manoscritti portano suono, lì non si sa se Dante sta già parlando del dolce suono del verso 141 o se vuol dire che stette attento al suono o tuono che fece la porta. Va bene? Cioè, se fosse così facile da dire, non ci sarebbe da 700 anni il dubbio di qual è. È chiaro che noi così leggendo per la prima volta non possiamo risolvere un problema che io vi dico non si sa ancora. Sì, le due chiavi sono anche quelle rappresentate dal Papa. Qualcuno mi chiede di ripetere il significato di tre volte nel petto. Sono i tre colpi del mea culpa che secondo alcuni sono, il fatto che siano tre rappresentano i peccati di pensiero, i peccati di parola e i peccati di fatti. Ugo domanda una cosa che effettivamente sarà materia di un canto dottrinario completo, cioè come si possono disegnare sette P su anime senza corpo? Effettivamente questo è un problema che riguarda il carattere di questi corpi aerei che miracolosamente possono essere feriti e che possono conservare, come abbiamo visto per esempio nel corpo di Manfredi, le ferite che il corpo vero aveva avuto in terra, e che possono anche soffrire e godere sensorialmente. Di questa cosa ci occuperemo quando leggeremo il canto 25 del Purgatorio, dove Dante domanda una cosa molto simile, perché le anime dei golosi possono avere un corpo che dimagrisce, visto che non, questi sono corpi che non hanno bisogno di alimento fisico. E lì Stazio darà una spiegazione, forse quella più pregnante dal punto di vista filosofico dell'intera cantica, molto complessa e bellissima, e dove si spiega appunto l'unione molto intima che c'è tra corpo e anima, e quindi come l'anima nell'evolversi nell'aria che la circonda quando arriva al suo posto eterno, conserva molte delle caratteristiche del corpo che ha lasciato in terra, ma lo vedremo con calma quando leggeremo quel canto. Sì, effettivamente il perdono consigliato da San Pietro è un principio tradizionale, effettivamente, del dubio pro reo, no? Che c'è anche nella legge degli uomini, il fatto che si è innocenti finché non si dimostri il contrario, effettivamente. Sì. Bene, rileggiamo allora il canto? La concubina di Titone antico già si imbiancava al palco d'Oriente, fuor delle braccia del suo dolce amico, di gemme la sua fronte era lucente, posti in figura del freddo animale che con la coda percuote la gente, e la notte dei passi con che sale, fatti a via due nel loco veravamo, e il terzo già chinava in giusolare. Quand'io, che meco avea di quel d'Adamo, vinto dal sonno e sull'erba inchinai, l'avve già tutti e cinque sedavamo. Nell'ora che comincia i tristi lai, la rondinella presso alla mattina, forse a memoria dei suoi primi guai, e che la mente nostra peregrina più dalla carne, men dai pensier presa, alle sue vision quasi è divina, in sogno mi parea veder sospesa un'aguglia nel ciel con penne d'oro, con
con l'ali aperte a calare in tesa. Ed esser mi parea là dove fuoro abbandonati i suoi da Ganimede, quando fu ratto al sommo consistoro. Fra me pensava, questa forse fiede pur qui per uso, e forse d'altro loco disdegna di portarne suso in piede. Poi mi parea che, poi rodato un poco, terribil come folgor discendesse, e meravisse suso fino al fuoco. Ivi parea che ella io ardesse, e sì lo incendio immaginato corse, che convenne che il sonno si rompesse. Non altrimenti Achille si riscosse, gli occhi svegliati rivolgendo in giro, e non sapendo là dove io si fosse, quando la madre da Chirone a Schiro trafugò lui dormendo in le sue braccia, laonde poi li greci il dipartiro. Che mi scossio, siccome dalla faccia mi fuggì il sonno e diventai smorto, come fa l'uomo che spaventato agghiaccia. Dal lato m'era solo il mio conforto, e il sole era alto già più che 2 ore, e il viso m'era alla marina torto. Non aver tema, disse il mio signore, fatti sicuro che noi siamo a buon punto. Non stringer, ma rallarga ogni vigore. Tu sei ormai al purgatorio giunto, vedi là il balzo che il chiude d'intorno, vedi l'entrata, l'ave par di giunto. Dinanzi nell'alba che procede al giorno, quando l'anima tua dentro dormia, sovra i fiori onde laggiù addorno venne una donna e disse: Io son Lucia, lasciatemi pigliar costui che dorme, sì l'agevolerò per la sua via. Sordel rimase e l'altre genti forme. Ella ti tolse come il dì fu chiaro, sen venne suso e io per le sue orme. Qui ti posò, ma pria mi dimostraro gli occhi suoi belli quell'entrata aperta, poi ella il sonno ad una se n'andare. A guisa d'uom che in dubbio si raccerta e che muta in conforto sua paura, poiché la verità gli è discoperta. Mi cambiai io, e come senza cura vide nel duca mio, su per lo balzo, si mosse, e io di rieto inver l'altura. Lettor, tu vedi ben come innalzo la mia matera, e però con più arte, non ti maravigliar, se io la rincalzo. Noi ci appressammo, ed eravamo in parte che là dove pareami prima rotto, pur come un fesso che muro di parte, vidi una porta, e 3 gradi di sotto per giri ad essa di color diversi, e un portier che ancor non facea motto. E come l'occhio più e più v'apersi, vidi il seder sopra il grado sovrano, tal nella faccia che io non lo soffersi. E una spada nuda avea in mano, che riflettea i raggi sì ver noi, che io drizzava spesso il viso invano. Dite costinci, che volete voi? Cominciò egli a dire. Ov'è la scorta? Guardate che il venir su non di noi. Donna del ciel, di queste cose accorta, rispose il mio maestro a lui, pur dianzi, e ne disse: Andate là, qui vi è la porta. Ed ella i passi vostri in bene avanzi, ricomincio il cortese portinaio. Venite dunque ai nostri gradi innanzi. Là ne venimmo e lo scaglion primaio bianco marmo e assopito e terzo, io mi specchiai messo quaglio paio. Era il secondo pinto più che perso, una pretina ruvida e arsiccia, crepata per lo lungo per traverso. Lo terzo, che di sopra s'ammassiccia, porfido mi parea, sì fiammeggiante come sangue che fuor di vena spiccia. Sovra questo tenea ambo le piante l'angel di Dio sedendo sulla soglia che mi sembiava pietra di diamante. Per li 3 gradi su di buona voglia mi trasse il mio cammino dicendo: Chiedi umilemente che il serrame scioglia. Divoto mi gittai ai santi piedi. Misericordia chiesi e che il m'aprisse, ma 3 volte nel petto pria mi diedi. 7 pin nella fronte mi descrisse col punton della spada,
e fa che lavi quando sei dentro queste piaghe, disse. Cenere o terra che si secca, avi un color fora col suo vestimento, e di sotto da quel trasse due chiavi. L'una era d'oro e l'altra era d'argento. Pria con la bianca e poscia con la gialla, fece alla porta sì chi fu contento. Quandunque d'una d'este chiavi falla, che non si volga dritta per la toppa, diselle a noi, non s'apre questa calla. Più cara è l'una, ma l'altra vuol troppa d'arte di ingegno avanti che di serri, perché ella è quella che il nodo li groppa. Da Pier le tegno, e dissemi chi è rianzi ad aprir che a tenerla serrata, purché la gente ai piedi mi s'atterri. Poi pinse l'uscio alla porta sacrata, dicendo entrate, ma facciovi accorti che di fuor torna chi indietro si guata. E quando fuor nei cardini distorti gli spigoli di quella regge sacra, che di metallo son sonanti e forti, non rugghiò sì, né si mostrò sì acra, Tarpea come tolto le fu il buono Metello, perché poi rimase macra. Io mi rivolsi attento al primo tuono, e Te Deum laudamus mi parea udire in voce mista il dolce suono. Tale immagine appunto mi rendea ciò che udiva, quel prendersi suole quando a cantar con organi si stea, che or sì or no si intendon le parole. Grazie dell'attenzione, ci vediamo giovedì prossimo. Arrivederci.